Buongiorno ragazzi, benvenuti, bentrovati nel canale di Sergio San Ruggeri, il Bauscia Nero Blu. Ciao a tutti ragazzi, video dalla macchina, sto andando al lavoro, sono in tangenziale. Perché questo video? Molto semplice, facciamo il punto della situazione. Voglio spiegarmi dopo lo sfogo dell'altro giorno, anzi mi voglio scusare con voi che mi seguite, avete questa santa pazienza di seguirmi, perché non è da me un video come quello dell'altro giorno, per il semplice fatto che ho esagerato a livello di reazione. Però volevo spiegare perché questa reazione. La reazione è dovuta al fatto non di criticare la squadra. Io non volevo criticare la squadra perché l'ho sempre difesa la nostra Inter, sempre. Anzi, ci tengo a sottolineare di riguardare i miei video dove sono sempre stato a difesa dei ragazzi, sempre, sempre, perché ho aperto il canale YouTube proprio per questo, ok? Quello che mi fa imbestialire è l'atteggiamento di chi dovrebbe dimostrare, non certo, chiamiamoli dei titolari o di quelli che sono dentro al progetto, quindi il 90% della nostra rosa. Ecco, quello che mi ha fatto imbestialire è l'atteggiamento di chi entra. In particolar modo ce l'ho con Lazzaro, chiaramente, ma non tanto perché non gli voglio dare del tempo, perché tanti di voi mi hanno scritto: ma non puoi giudicare un giocatore da una prestazione. Verissimo, io lo giudico per l'atteggiamento che ha avuto e per le sensazioni negative che mi ha dimostrato, perché comunque sembrava svogliato. Ecco, gente svogliata assolutamente in quest'Inter non ci deve stare, quindi qua non è questione di aspettare. Sono io il primo che ha sempre difeso Lukaku, ma ci mancherebbe, come fa a non difenderlo, Barella e tutti comunque i nuovi innesti che giustamente hanno bisogno di tempo per dimostrare il loro valore e per entrare in un meccanismo nuovo, perché ricordiamoci che noi siamo nuovi sia come guida tecnica sia a causa dei numerosi innesti che abbiamo fatto quest'estate in sede di calciomercato. Quindi assolutamente non voglio passare per quello che non sono, assolutamente. Infatti, a mente serena, mi sono riguardato la partita, condivido quello che ho detto. Chiaramente avrei potuto usare modi più garbati, diciamo così, perché a me non piace fare lo youtuber urlatore, anzi, mi piace portare contenuti, ma mi piace portare soprattutto il mio pensiero. E quello che dispiace è proprio la differenza di atteggiamento in alcuni giocatori che dovrebbero invece dimostrare ai tifosi e alla società che non c'è bisogno di fare mercato. Quindi mi riferisco a Vecino e a Lazzaro su tutti, anche se Vecino l'altro giorno ha fatto pochi scampoli di partita. Perché? Perché se si vedono in nazionale, nelle loro nazionali, si vede Vecino in nazionale, è un giocatore diverso, è un giocatore che fa della garra e della grinta la sua principale caratteristica, cosa che, accendiamo la luce, vediamo se mi vedete, cosa che non si può dire quando gioca da noi nell'Inter. Cioè, è questo quello che a me fa imbestialire. Poi chiaramente l'altro giorno, domenica, non ha giocato perché ha fatto veramente pochissimi minuti, quindi è ingiudicabile. Però Lazzaro sì. Lazzaro ha fatto 20 minuti, quei 20 minuti maledetti, e l'atteggiamento era quello di un giocatore con la testa altrove. Ecco, queste cose mi fanno imbestialire anche perché vanno poi a rovinare il lavoro della squadra che si è fatta in quattro. Perché cosa si è visto di positivissimo domenica? Si è visto un attacco super, ragazzi. Noi abbiamo un attacco super, super. Andate a vedervi i numeri. Gente come Lukaku, che viene criticata dall'inizio della stagione, ha fatto 5 gol e un lavoro enorme. Tant'è che non lo si può definire punta centrale e basta.
Perché? Perché comunque ricopre varie zone del campo, aiuta, te lo trovi ovunque. Nei 20 minuti maledetti di Sassuolo lo vedevo rincorrere gli avversari. Ragazzi, un plauso a Lukaku, un plauso a Lukaku. Tutti così si va, tutti con questo atteggiamento, quest'anno ci toglieremo grandissime soddisfazioni. Quindi non ascoltiamo i giornali, non ascoltiamo i giornali, chiudiamoci tutti quanti a riccio. Io per primo non farò più video con quella enfasi, però è anche bello che ogni tanto io possa sfogarmi, perché, perché comunque il calcio deve essere un pugilato di parole, però parole controllate. Con gli insulti chiaramente non si vanno poi a chiarire le situazioni e a spiegare le stesse. Quindi io chiedo scusa nuovamente a chi mi segue, anche perché mi dicono che mi seguono anche tanti bambini, quindi non capiterà più comunque uno sfogo con quella terminologia da scaricatore di porto, anche perché non mi compete assolutamente. Però voglio vedere, adesso sono curioso di vedere la partita di domani, dove verrà impiegato Vecino, e voglio vedere una grinta diversa rispetto a quella che ho visto nelle partite precedenti. Ecco, io parlo di Vecino perché sembra nel prepartita della... mi sono un po' ingarbugliato. Allora, a sentire le notizie, sembra che a centrocampo giochi Brozovic, Barella e Vecino. Ecco, voglio vedere una partita di grande impegno e dedizione da parte di Vecino. Voglio vedere la garra che ha in nazionale. Non voglio parlare di mercato, sappiamo tutti che a gennaio arriveranno dei rinforzi, specialmente a centrocampo, che è il reparto dove l'Inter necessita comunque di allungare la coperta con innesti di qualità, ok? Però mi aspetto una grandissima partita da parte di Vecino, come mi aspetto e sono sicuro che domani l'Inter farà una grandissima partita. Su questo non ci piove, poi vada come vada, io voglio vedere le maglie sudate e tutti i giocatori che sposano la causa, basta. Poi il risultato, se si mostra, se ce la si mette tutta, il risultato arriva, ma anche se non arriva fa niente, io sono contento ugualmente. Però voglio vedere quello, e lo voglio vedere soprattutto dai giocatori che hanno poco spazio, perché sono queste le partite dove ci devono fare ricredere, sia sul mercato che sulla loro titolarità. Non tanto a me, ma quantomeno a Mister Conte, anche perché il lavoro di Mister Conte è un lavoro a oggi eccezionale. Poi, altra cosa, c'è poco da criticare, signori cari, di questa Inter in questo punto della stagione fino a qua. C'è solo da fare un plauso a tutti. È per quello che io mi sono arrabbiato l'altro giorno, perché proprio in una stagione dove vedo veramente un cambio di mentalità, mi dispiace che persone che potrebbero fare di più a livello di atteggiamento non lo fanno. Perché? Perché si sentono fuori dal progetto. Chiaramente Conte ha fatto i miracoli, il 90% dei giocatori lo seguono. Ecco, manca il 10%, dimostrate che valete l'internazionale. Poi con Lazzaro è un discorso a parte, perché io ce l'ho su anche a seguito delle dichiarazioni che fece in nazionale. Dopo un gol si montò la testa e disse che l'Inter per lui rappresenta il primo step di una gloriosa carriera. Poi mi entra col Sassuolo e mi fa quella prestazione col cervello scollegato, e dopo pochi minuti subito un fallo di ammunizione molto stupido che poteva compromettere non il risultato ma la prestazione di tutti, e in parte lo è stato. Quindi dopo quelle dichiarazioni io mi aspetto di vedere un giocatore che si mangia al campo. Ecco, io voglio vedere gli 11 in campo che si mangiano al campo, come hanno fatto la gran parte degli 11 scesi in campo col Sassuolo. Poi, e concludo, stamattina piccola rassegna stampa, perché mi piace fare una piccola rassegna stampa personale appena mi sveglio, chiaramente,
e già parlano i giornalisti vari, parlano di difesa in crisi. Da difesa migliore del campionato noi abbiamo preso 3 gol in una sola partita e c'è qualcosa da registrare in difesa. No signore, non c'è niente da registrare in difesa, la nostra difesa è fantastica e non si possono attribuire colpe alla difesa dei 3 gol presi al Sassuolo. È una situazione che riguarda tutta la squadra, non la difesa. Perché anche nelle pagelle, io non le faccio le pagelle, però comunque anche nelle varie pagelle che si sentono in giro, se voi notate insufficienze nel reparto difensivo, non ce ne sono praticamente state. Non ce ne sono praticamente state, quindi perché? Perché comunque arrivavano, entravano gli ultimi 20 minuti quelli del Sassuolo da tutte le parti, ma perché? Perché il centrocampo non faceva più filtro. Brozovic, che a me fa tanto arrabbiare, non ne aveva più. Poi questo suo atteggiamento di innoccolato a me non piace e allora poi vado su tutte le furie col senno di poi e a fare una disamina più tranquilla, e a mente più lucida, vi dico che forse Conte avrebbe dovuto fare entrare Borja Valero per tenere un attimino il risultato, per salvaguardare il risultato, tenere un attimino più la palla, e non capisco come mai non abbia utilizzato il centrocampista spagnolo, per il semplice fatto che comunque è in rosa, lì paghiamo lo stipendio, 20 minuti li poteva fare anche a buon livello, perché comunque non è un giocatore scarso, è un giocatore che tecnicamente sa il fatto suo, perché Brozovic non si sa gestire, soprattutto una partita come domenica, non si sa gestire, aveva finito la benzina completamente e ci entravano da tutte le parti. Quindi con Borja Valero, secondo me, si sarebbe riuscito a tamponare quantomeno quel settore del campo, quindi mi riferisco a centrocampo, perché poi a destra sarebbero entrati ugualmente. Barella ha fatto una partita super, super, perché ha tenuto i 90 minuti alla grande, e meno male, perché sennò poteva andare a finire male. Basta, tutto qua ragazzi. Quindi domani partita fondamentale di Champions, vada come vada, voglio vedere 11 leoni in campo e voglio vedere i leoni anche quando entrano, non solo gli 11. Voglio che tutti i giocatori domani che entreranno in campo non solo sudino la maglia, si mangino il campo, si devono mangiare al campo. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quindi mi raccomando, per chi ha la fortuna di andare a San Siro, incitate i ragazzi. Lo sapete che io parlo coi baristi e anche coi cani poliziotti, e anche loro mi hanno assicurato, mi hanno detto: Bauscia, tranquillo, che canteremo tra un panino e l'altro, e anche i cani poliziotto abbaieranno forza Inter, forza Inter, forza Inter. Quindi andate allo stadio e incitate i ragazzi. Ciao ragazzi, dal Bauscia è tutto, buona giornata. Di Milano è il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Ve veri bene tutti, ciao.